Allora, cari amici, come vi abbiamo detto nella precedente trasmissione, che è una trasmissione di potere e di sapere, noi vogliamo parlarvi di un argomento veramente molto importante, sicuramente interesserà molto anche a te, che riguarda i prodromi della Rivoluzione Francese. Qual è il nostro assunto? Che oggi noi ci troviamo in una situazione pre-rivoluzionaria, perché il potere globalista sta crollando, l'ideologia di sostegno dell'ordoliberismo globalista sta crollando e loro cercano di difenderla in tutte le maniere. Ordo è ordine. Sì, ordoliberista. Ma ci siamo anche per chi magari non conosce il latino, no? Ordo, si parla di ordoliberisti per dire del liberismo cosiddetto ortodosso, cosiddetto quello che loro vogliono utilizzare per dominare le genti, i popoli della terra. Però questa situazione è molto interessante perché ha delle similitudini, cioè delle similitudini che noi ravvisiamo nei primordi delle rivoluzioni. Della rivoluzione cesariana, è stata una. Hanno fatto una bellissima trasmissione ieri sera, parlavano appunto del triumvirato, di tutta dalle guerre sociali, eccetera, e come è emerso il grande Ottaviano, che all'epoca dei fatti è stato coinvolto a 18 anni. Esatto, ha saputo muoversi, comandare l'esercito, vincere le battaglie a 18 anni contro le volponi che erano la vita che facevano i militari. E quindi questo per dire, insomma, che è veramente stato uno con delle grandi palle, capacità intellettuali anche politiche. Se no noi facevamo il primo imperatore dell'impero romano. È ineluttabile. Era particolare. Sì, comunque è ineluttabile. Chi merita emerge e non c'è niente da fare, in un modo o nell'altro, con degli esperienti. Io comunque ieri sera ho visto il film Il Grinta. Ah, l'ho visto pure io. No, io ho visto, no, Ombre Rosse ho visto ieri sera. Ah, no, l'altro ieri. Ieri sera. Ti sei perso Ombre Rosse. Ma dove? Ombre Rosse. Ma allora, prima del Grinta. È carino, è carino, io non mi ricordo più, è carino. È oltre che carino. Una bellissima, anche sotto l'aspetto scenografico, ma delle riprese è quello che ha fatto il successo di John Ford, sì. E John Ford è stato il maestro del western. Sì, sì. È un fuori discussione. Delle inquadrature bellissime. John Ford dell'epoca, con gli strumenti dell'epoca, sì. Quindi immagina che capacità. No, per la prima volta, diciamo meglio, per la prima volta c'è la scena della corriera che è inseguita dai Pelle Rossa, che è seguita con la cassetta tipo galleria. No? Sì, dopo io quando arrivano i nostri, di fronte, arrivano di fronte, sì. No, dopo. Che è seguita con la cinepresa sul camioncino. Quindi è per la prima volta, Sì. Era su un camioncino che faceva la diligenza degli indiani e il camioncino che riprendeva, quello era il lago salato. Ecco perché era così in piano. Ah, sicuro? Sicuro. E con John Wayne che sale sulla corriera e uccide tutti, d'altronde il Grinta, che mi sa che è stato è seguito, l'ultimo film di John Wayne, dove lui da solo fa fuori una diecina di pistolero. Vabbè, allora andiamo a questa cosa. Questa è una delle opere più importanti che ci siano, come opera, perché è una storia della Rivoluzione Francese tra le più significative e più importanti. C'è la biografia di tutte le persone che in un modo o nell'altro, con un titolo o con l'altro, hanno partecipato a quegli eventi particolari, e c'è anche una storia per argomenti, e noi tratteremo il problema finanziario. Che è bene che tutto nasce da lì. Esatto. E che si conosca bene. Il primo problema, o perlomeno il più urgente, riguardava il crollo delle entrate fiscali. Attenzione, qui non stiamo andando incontro al crollo delle entrate fiscali, cioè, probabilmente voluto. È certo. Crollo da attribuirsi a cause economiche. Prezzo elevato dei cereali e marasma. Ricordiamoci l'esplosione del vulcano islandese,
oltretutto nel 1765, che ha eruttato per 5 anni in ceneri nello spazio in tutto il mondo, per cui c'è stata una decrescita esponenziale in crollo della produzione agricola, in particolare del grano e dell'avena, appunto per il pane, e da lì poi con anche prezzi astronomici delle derrate e anche quindi una minore economia, perché era basata tutto sull'agricoltura, e quindi minore entrate e quindi minore fiscalità, minore certo, eccetera, eccetera. Quindi una difficoltà anche non solo economicamente gestita dagli uomini, ma anche a cause naturali. Certo. Anche a cause naturali. Prezzo elevato dei cereali e marasma delle manifatture, fuga dei capitali all'estero e rovina del commercio di lusso. Oh, guardate, questa della rovina del commercio di lusso è molto importante, perché quest'anno è uguale. Il commercio di lusso, soprattutto dei vestiti, leggevo in alcune cronache di settimanali femminili, che questi hanno tentato in tutti i modi di rifare, di ripresentare la nuova moda, eccetera, ma in mancanza di clienti che frequentassero giornalmente e che avessero esigenze di mostrarsi in pubblico con questi vestiti... Non si possono manco dimostrare in pubblico, oltretutto. La moda, che cos'è? Soprattutto quella moda, è una moda che vogliono uomini e donne di un certo prestigio economico, che vogliono manifestare il proprio prestigio. Esattamente, figurare in pubblico. Ma bisogna anche far intervenire le rivolte fiscali. Con il 14 luglio si bruciarono le barriere e si incendiarono gli uffici del Deazio. Attenzione, che si comincia bruciando gli uffici del Deazio. In un'epoca così agitata era impossibile pretendere il minimo impegno da parte degli agenti del fisco. C'è una bellissima scenetta di Massimo Troisi e Roberto Benigni che fanno il passaggio del Dazio, e c'è quello che loro passano, un fiorino, e loro si erano dimenticati un'altra cosa dietro, tornano indietro, un fiorino, di nuovo tornano indietro una trotta, un fiorino, cioè, questa scenetta si è basata tutta con questa battuta, che è veramente da sturbo, da sbudellarsi, questo però per ricordare che uscivi dal paese, dalla cittadina, dal borgo e pagavi il dazio, come c'era l'Ige, il dazio alla Storta, per esempio, te lo ricordi te? Cazzo, te lo stavo per dire! C'è il dazio della Storta, tutto intorno a Roma, nelle vie, nelle strade consolari, c'erano questi dazi che in uscita o in ingresso pagavi a seconda del tipo di derrata. A me mi fecero pure una multa, perché è vero, mi hanno raccontato questa storia. Che passo avanti, portavi campioni. Sì, no. Portavo, ero andato alla Venna e tornavo con una damigiana del vino, con della carne, con tutto, l'avevo tutto più, avevo riempito la macchina. Sì, sì. Mi segue uno con la motocicletta, a costa. Ed era gestito da chi c'aveva i dazi di Roma? Questo non me lo ricordo più. Chi poteva essere? La Guardia di Finanza. C'era amico? No. Prima di Ciarra Pico. Sì, è arrivato molto vicino. Si chiamava Campilli. No, non l'ho conosciuto. L'onorevole Campilli della Democrazia Cristiana. Non l'ho conosciuto, non mi viene proprio. Gestiva i dazi di Roma. E così come i fratelli Salvo, non erano democristiani. Era un appalto. Non erano democristiani i fratelli Salvo, che poi per aver fatto uno sgarro a Andreotti e avere... magari trattenuto qualche soldino, alla fine sono stati fatti fuori tutti e due. Sì. Ecco, si imparano a fare i mafiosi. I mafiosetti, non i mafiosi. I ruoli dei contribuenti della taglia erano in ritardo nella Champagne, nel Delfinato, in Bretagna e nei Paesi d'età. Malgrado il decreto del 17 dicembre 1789, che aveva deciso di tassare i beni invece di farne il bilancio. Attenzione, qui è una questione molto importante. Tutto gira sempre attorno al soldo. Esatto. Altro che manifestazioni repubblicane e democratiche. Appunto. Nel 1788
Le aziende agricole di proprietà avevano un gettito di 153 milioni. Nel 1790 erano scese a 18 milioni. Da 153 a 18 milioni. Nel 1788 il totale delle imposte indirette su vini e alcolici rappresentava 52 milioni, mentre due anni più tardi era solo di 14 milioni. Vedete cosa significa la crisi? Il deficit del tesoro era aumentato improvvisamente. Nel gennaio del 1790 le entrate erano di 15 milioni e le uscite raggiungevano 70 milioni. Impossibile ottenere prestiti a breve termine, di anticipi nemmeno a parlarne, e la cassa di sconto era al limite delle sue possibilità. Oh, guardate, queste sono cose importanti che uno bisogna che ricordi. Era quindi necessario ottenere prestiti a lungo termine. Da chi? Come fa? Da chi? Come fanno adesso? Da come chi? Fanno adesso? Gli chiedono dell'Europa, ma l'Europa chi la fa? Chi caccia no, i soldi dell'Europa? No. Di chi è la Banca Centrale Europea? Esatto. Cominciamo a dirlo. Esatto. Allora andatevi a vedere queste cose. Si sta ancora parlando dei prestiti a lunga scadenza. È la stessa cosa. Chiedete informazioni ai gesuiti. Buoni del tesoro. Chiedete informazioni ai gesuiti, che sono quelli che controllano il burattino Mario Draghi. Drake. Era quindi necessario ottenere prestiti a lungo termine. Necker, abbiamo ancora Necker. Il grande ministro Necker della finanza. E di chi era il padre? Questo non me lo ricordo. Di una figlia importantissima. Non c'è più nel paghetto. Non me la ricordo proprio. Non mi viene in mente. Chi era? Madame Deschamps. Non me la ricordo. Non proprio che non so teneva. Non so chi è. Che stava in Svizzera perché era. È quella che ha avuto alcuni amanti che sono stati personaggi molto importanti della rivoluzione francese. Non lo ricordo. Come si chiama? Aveva. Hai detto? Madame? De Sand. Sander. Ah, Sand. Certo. Sabbia. Sander, in inglese però. Sì, è vero. Necker propose all'inizio di agosto una richiesta di prestito di 30 milioni al 4,5%, adesso ce la danno al 20%, poi sì. 4,5%. Sì. Sì. Poi alla fine di agosto un'altra richiesta di 80 milioni al 5%. Vedi che stranezza, qui chiedono ma non dicono a chi chiedono. Beh, nemmeno qui c'è scritto. Uno dirà ai gesuiti o agli ebrei, ma tanto sono la stessa cosa. Cazzari dopo. Cazzari. Esattamente. Le difficoltà economiche, la paura, l'insicurezza condannavano questi due prestiti al fallimento. A Necker venne allora l'idea di fissare un contributo su un quarto del reddito. I redditi inferiori alle 400 livre, l'equivalente delle nostre lire, che livre vuol dire libre, era 4 grammi e mezzo, pound, 4 grammi e mezzo d'argento era, sarebbero stati esonerati dal pagamento, l'imposta sarebbe stata rimborsata una volta rimesso in sesto il credito dello Stato, una volta rimesso in testito il credito dello Stato, col cazzo che li vedi sopra. La legge fu votata in ottobre del 90. Siamo già nel pieno 90 o 90 o dell'89. Siamo nell'88, mi pare. Ah, sì, 88. Sì. Sì. Novembre 88, inizio 89. Siamo ancora nel pieno della, come dire, della rappresentanza riservata ai soli nobili o al clero, al clero superiore. Le dichiarazioni del clero superiore, ricordiamolo sempre, che sono sempre nobili, poi figli di puttana, né più né meno. No, forse più figli di puttana dei nobili. Come? La legge fu votata in ottobre, le dichiarazioni dovevano essere fatte entro il primo gennaio del 90 e la tassa doveva essere pagata in tre volte, il primo aprile del 90, del 91 e del 92. In realtà la massa dei contribuenti si astenne
e fece delle dichiarazioni. Non c'erano soldi. Sì, ma si sono astenuti e hanno fatto le dichiarazioni false. Mi pare giusto. Certo, e come non è cambiato un cazzo, sono passati 230 anni ed è uguale. Preciso. Come era uguale al tempo di Nerone, di Settimio Severo. Poi se la pigliavano con Nerone che a 100 gente gli tirava il collo, o li bruciava vivi. Certo, non cambiava un cazzo di niente, la modalità di evoluzione delle situazioni è esattamente la stessa. Esatto. Dovunque. La legge del 27 marzo, ecco, e questa è la ragione per cui voglio leggere questo capitolo importantissimo. La legge del 27 marzo 1790 dette alla dichiarazione dei redditi un carattere obbligatorio. Inutilmente i risultati furono nulli. Tanto se non le vogliono fare non le fanno. Io ricordo, c'è stata più di una legge che hanno fatto in Italia sulla farmacovigilanza. Cos'era la farmacovigilanza? L'obbligo per medici e farmacisti di comunicare al Ministero della Sanità gli effetti secondari dei farmaci di cui venivano a conoscenza. In tutto il mondo gli effetti secondari venivano comunicati, in Italia ne fregava un cazzo a nessuno. Questo per dire qual è la sanità italiana. A nessuno. Furono costretti a cambiare di nuovo la legge e combinare sanzioni, la galera a chi non lo faceva. Ma come fai a dimostrare che tu sei venuto a conoscenza di un effetto secondario del farmaco quando ti vengono, tu sai io ho visto un caso nessuno me l'ha detto, ma che cazzo. Alla fine, cari amici, e lo dobbiamo dire per l'ennesima volta, tutti gli effetti secondari dei farmaci che trovate sui foglietti illustrativi riguardano effetti secondari comunicati dai tedeschi, dagli inglesi, dagli americani, che sono praticamente molto differenti rispetto a quelli che ci sarebbero stati sulla popolazione italiana. E noi viviamo a ricasco di queste situazioni. I doni patriottici, poi arriviamo ai doni patriottici, voglio dire qui. I doni patriottici sollecitati all'inizio del settembre, cioè 1700, l'oro alla patria? È l'equivalente all'oro alla patria, con la differenza. La vera. Con la differenza che il fascismo allora aveva un grande consenso e l'oro alle patrie è arrivato veramente. Certo. Si dovette ricordare. I doni patriottici sollecitati all'inizio di settembre 1789 non dettero migliori risultati, appena 1.000.000 all'inizio del marzo 90. Comunque 1.000.000 di autodenunce non è male, considerato che i contribuenti... Ma questi sono doni patriottici. Ma i contribuenti non erano... Tutti erano solo i possidenti, quelli che l'avevano. Quindi 1.000.000 di possidenti. Perché c'era una spinta patriottica, la Francia non avrebbe vinto le guerre contro tutti quelli che l'aveva contro se i francesi non fossero stati patriottici anche allora. Certo. Si dovette ricorrere a mezzi rivoluzionari. Il 10 ottobre 1789, Talleyrand. Attenzione, cari amici, ministro degli esteri, qui è molto importante. All'epoca Talleyrand era appena diventato consigliere, siamo nel 89. Per diventare poi di tutto e di più. Talleyrand è stato quello che ha passato tutta la rivoluzione indenne ed è riuscito a mantenere tutte le sue cariche. Il ducato, il principato, tutto. Lui e Fouché, i due grandi traditori. Sì. Ma attenzione, Talleyrand chi era? Era un aristocratico di alto rango ed era anche prete perché era cardinale. Io ho detto prima che i principi erano anche cardinali. Come te sbagli? Ma quando si tratta di classi dirigenti, i connubi sono identici, ecco perché, capito, noi dobbiamo far conoscere certe cose, se no non si capiscono. Talleyrand, attenzione,
aprite le orecchie, proponeva la nazionalizzazione dei beni del clero. Non l'avesse mai detto, non l'avesse mai detto. Sul pisello. Questa soluzione avrebbe reso allo Stato 2 miliardi e avrebbe così coperto il debito pubblico. Cosa che poi dopo è stata fatta. Sì, comunque. Sì, sì, qui c'è scritto tutto. Ah, ok. Ma l'ha fatto anche, fortunatamente per l'Italia, l'ha fatto anche il Cavour. Certo, certo. Ah, ricordiamoci grande, Cavour. Grande solo per quello. Certo. Già solo per quello è più grande. Sono diverse. Oggi abbiamo degli ospedali che sono intitolati a dei santi. Non è perché quelli che hanno costruito gli ospedali credessero in quei santi, ma perché quegli stabili avevano quel nome dedicato ai santi, essendo di proprietà del clero, essendo inizialmente di proprietà del clero, appunto, che sono stati anche per secoli e secoli. Certo. Conventi, soprattutto seminari, e quindi questa è la cosa importante. Non c'è ospedale che non abbia un nome di un santo, ma è semplicemente per questo. Poi c'è entrata l'abitudine e oggi anche. Vai oltre, che sennò facciamo sì. 50 minuti se non riusciamo a fare tutto. Questa soluzione avrebbe reso lo Stato 2 miliardi e avrebbe così coperto il debito pubblico. Ex agente generale del clero, perché Talleyrand conosceva i costi e i suoi polli, Talleyrand non parlava con leggerezza, questo esproprio sarebbe stato accompagnato da un indennizzo sotto forma di retribuzioni. Attenzione all'intelligenza di Talleyrand. Lo Stato, cioè, prendeva a suo carico le spese del culto. Le prime cifre proposte, molto superiori alla porzione congrua dei curati, suscitarono un vivo interesse tra le file di questi ultimi. Cioè, praticamente, in cambio all'acquisizione dei beni del clero, come è normale che sia, però, non è un'eresia, è così, no, che anche oggi ti espropriano un pezzo di terreno per pubblica utilità e ti danno un giusto conguaglio. No, ma questo, no, qui non è così. Qui in cambio avevano raddoppiato lo stipendio dei curati. È uguale, ti hanno dato una compensazione. Capito che voglio dire? Ma un conto è acquisire. Il consenso fu immediato. Te credo. E i curati, diciamo, qui ve lo doppio lo stipendio. È quello che ha fatto. Quello che ha fatto Craxi nell'accordo che ha fatto con la Chiesa. Ma perché quando inseriva 1,5 milioni di ex disoccupati o nulla facenti nella pubblica amministrazione, è la stessa cosa. È la stessa. Comunque lui nella secondo, che poi ha fatto bene, detto fra noi. Sì, sì. Cioè, io sono sempre stato d'accordo che certo, il pubblico impiego deve essere espanso, ma deve essere un pubblico impiego al minimo di persone competenti, certo, e non di cialtroni che fanno solo l'interesse, certo, di chi ti comanda, certo, del gruppo politico, certo, che comanda, come sappiamo bene della burocrazia italiana. Morì e i deputati del clero replicarono: l'istituzione religiosa è una persona morale e come tale ha il diritto di proprietà. Beh, è normale. Per quella ragione tu sei clero, tu devi andare in giro vestito come San Francesco. Corsaio. E basta. L'operazione di nazionalizzazione equivalrebbe a una confisca sostitutiva di una bancarotta. Beh, e allora che cazzo? Io la farei subito. Espropriare la Chiesa, ma questa è la difesa di questi cialtroni. Espropriare la Chiesa significa andare incontro ai peggiori pericoli. E che pericoli? Ti metti contro i preti, ben venga. Non solamente si rischiava di impoverire il sistema di reclutamento del clero, e cazzo, fondamento della società, ma era lo stesso principio della proprietà privata che era in gioco. Non è vero, perché un conto è espropriare il clero e un conto è la proprietà privata, perché la proprietà privata presuppone il lavoro, l'industrializzazione, cioè, no, scusate, l'industria e basta. No, non è l'industria come ente, l'industria come del singolo, come capacità. Esattamente. Industriosità.
Bravo. Le nostre proprietà garantiscono le vostre. Noi oggi siamo attaccati, ma fate attenzione, se noi siamo spogliati dei nostri beni, lo sarete ben presto anche voi. Non era vero, ma questa minaccia che fu detta da un pretone di quelli grossi spaventò la categoria dei possidenti. L'assemblea scartò il principio di un contributo straordinario del clero, nonché l'idea di una alienazione parziale dei suoi era beni. Era l'assemblea dei tre stati? Era, sì, sì. Ah, eravamo ancora, sì. Sì, ok. La tensione era troppo forte. Si può arrivare a dire che i membri della Costituente volevano distruggere... Eh no, quindi la Costituente. Sì, vabbè, no, vabbè, ma adesso siamo... siamo ai primordi, qui siamo ai primordi. Appunto. Doveva essere che i membri della non si erano ancora, era l'assemblea sì, ancora. Non si erano ancora nemmeno distinti le varie posizioni politiche, sì, i vari partiti. Sì. I membri della Costituzione volevano distruggere l'ordine in favore di una nazione di individui cittadini, anche le fondazioni di opere pie sarebbero state colpite. Turgot, nel suo articolo Fondation dell'Enciclopédie, aveva condannato questa pratica come sterile e contraria all'ordine naturale, ti immagini. Mm-hmm. La confisca dei beni del clero è insieme un espediente finanziario, una manifestazione di anticlericalismo e un'operazione politica destinata a distruggere definitivamente gli ordini. Non è vero, qui parla di ordini religiosi, gli ordini religiosi sono rimasti. A tutt'oggi Roma è una città invasa, completamente dominata, esattamente, in mano non solo al Vaticano ma a tutti, una pletora di ordini, esatto, sottordini e quant'altro, le case generalizie che sono degli stati, le case generalizie sono che fuori sono del dominio stati, dello Stato, del controllo dello Stato, chiaro, sono gli stati, sono autonomi a tutti gli effetti. E io mi chiedevo l'occupazione nazista di Roma, ma che occupavano? Tra il Vaticano, le spie americane, le spie inglesi, le spie russe, i comunisti. Stavano rintanati dentro i caserme anche loro, poveracci. Che cazzo dovevano fare? Tra virgolette, poveracci, ma insomma, per capire. La confisca è... Ma questa confisca significa ancora di più, è l'espressione ulteriore di una nuova filosofia della storia, è vero. Alla gloriosa sfida dei fondatori dell'antica cristianità, questa nuova filosofia oppone l'inesorabilità del tempo degli uomini, il tempo che fa scorrere tutte le cose. Viva Dio! Il 2 novembre 1789... Quindi già siamo nella Costituente. Sì, siamo appena dopo il 14 luglio, sì, dell'89, cioè a novembre è ancora successo un caso. No. La distruzione della Bastiglia è del 14 luglio, sì, qui sì, siamo al 2 novembre. Sì. I beni della Chiesa furono messi a disposizione della nazione, l'ha fatto subito dopo, con tutte queste discussioni del Parlamento, alla fine se la sono presa lo stesso. Sì, sì. L'assemblea decretò che ogni curato avrebbe ricevuto almeno 1200 livre, escluso l'alloggio e l'orto della cura. Vabbè. Oh, ma non è mica male. Due erano gli scopi che si prefiggeva la vendita di questi beni: l'estinzione del debito pubblico, ma lo possiamo fare anche adesso, ma... siamo operati del debito pubblico, incominciamo a nazionalizzare i beni della Chiesa, certo, no? Certo. Ma anche la felice crescita, soprattutto fra gli abitanti delle campagne, del numero dei proprietari. Questa è una cosa importantissima. Infatti poi Napoleone istituì il demanio, proprio per capire che cazzo, chi c'aveva le cose e chi non ce l'aveva. Se sono comprati tutti. Quindi i soldi ce li avevano questi contadini, questi piccoli proprietari, visto che gli svendevano le proprietà della Chiesa, e questa è la crescita della nuova borghesia terriera, che è rimasta in Inghilterra, perché oggi tutti i film che noi vediamo in televisione che si dedicano, si parlano della piccola borghesia terriera,
loro sono rimasti così. In Francia e in Italia la situazione è cambiata, ci sono state riforme, certo, e quant'altro, certo. Però era quella piccola borghesia terriera che poi ha creato il liberismo. Ricordiamocelo bene, il liberismo francese non è il liberismo inglese, è un'altra cosa. Tutta la vendita poneva del problema una tale quantità di terre messe al mercato lo stesso giorno poteva provocare un crollo del loro valore pecuniario. Certo. Per giunta lo Stato... Quello che sta succedendo adesso con le case messe all'asta, che oramai te le danno a 20.000 euro, 30.000 euro. Certo. Una casa, un'amica ha comprato una villa a Martignano, 180 metri di villa, da restaurare tutto quello che vuoi, ma un ettaro e mezzo di terreno nel parco del lago di Martignano. Mi dici niente. Capito? A 78.000 euro. Compreso, tutto compreso. Tutto più. Una cosa che avrebbe dovuto valere almeno mezzo milione. Sì. Almeno. Sì, sì. Anche dire poco. Tuttavia la vendita poneva il problema, eccetera, eccetera. Per giunta lo Stato aveva bisogno immediato di denaro. La legge del 19 dicembre 1789 creò degli assegnati, e qui entriamo nel degli assegnati, c'è tutto qua, degli assegnati emessi dallo Stato ma garantiti... Dal Comune. No. Erano messi dal Comune. Garantiti dai beni della Chiesa e della Corona. Sì, ma erano emessi dal Comune. Forse per Comune quello che era quello che... Dalla agiva, Comune, erano emessi dalla Comune. Vabbè, comunque, che agiva, come dire, come scrivano, come scrivano. Operativamente. Anche perché il comune, anche oggi i comuni sono responsabili di un'infinità di cose, certo. Ma garantite dai beni della Chiesa, della Corona e delle congregazioni soppresse. Quindi la garanzia c'era. Sì, era stata fatta male però. È stata molto male, fatta molto questo, male. Ma sono stati i primi assegnati. Mica eravamo in Inghilterra, dove già l'invenzione della banconota c'era già stata da cent'anni. Questi assegni erano del buoni del tesoro che fruttavano un interesse del 5% accettabili di preferenza negli acquisti di beni nazionali. Quindi tu potevi acquistare i beni nazionali dando in cambio quegli assegnati al 5%. No, ricordiamo, gli assegnati erano emessi mensilmente, erano dati in una specie di reddito di cittadinanza, erano esattamente come questo adesso. Chi coperti non... però da un bene reale, questi invece erano dei fogli di carta prima di sapere, solo per coglionare gli stronzi. Io mi sono trovato ad un certo punto, per un anno e mezzo, mi trattenevano, mi hanno trattenuto dallo stipendio una piccola cifra, ma comunque me l'hanno trattenuta ai tempi di Giuliano Amato. Sì, che fece l'assalto ai conti correnti bancari, e prese più, il 2%, il 2 per 1000, no, il 4 per 1000. E in più mi presero dei soldi dallo stipendio che poi mi venivano rimborsati con gli interessi. Io andavo in banca e mi facevo pagare gli interessi. Vai. L'emissione prevista era di 400 milioni corrispondente alla somma dei beni... C'è poca batteria, sì. Cerchiamo di ridurre entro 6 minuti. L'emissione prevista era di 400 milioni corrispondente alla somma dei beni messa in vendita. Le operazioni cominciarono nel 1790, ne erano stati esclusi i beni degli ordini militari, quelli delle fabbricerie e delle pie istituzioni e degli istituti di insegnamento religioso. Tanto per cambiare. Eccezioni che furono rievocate già nel 1790, quindi ci hanno messo dentro anche quelli. Da ricordare proprio gli istituti religiosi che anche Robespierre e Napoleone avevano studiato presso i Benedettini. Ma certo. Come Mario Draghi aveva studiato presso i Gesuiti. È chiaro, come
Giuseppe Conte ha studiato presso a Villa Nazareth. Erano così condannati dei monumenti venerabili come Cluny, Fontevrat e Lumière e Jumièges, e centinaia d'abbazie e priorati. Da molti secoli la pietà cristiana vi aveva accumulato tesori, libri e manoscritti, ricchi ornamenti e preziosi vasi sacri, quadri e sculture, rivestimenti lignei e ferri lavorati. In pochi anni l'immenso patrimonio scompare. Venduto all'incanto, disperso, gli edifici sono letteralmente spogliati, fatti a pezzi, si porta via tutto, libri, legno, marmi, cancelli, balaustre, perfino le maniglie delle porte e il parquet che sono venduti a parte. Sembra giusto. È proprietà dello Stato e i cittadini se ne appropriano. È chiaro, come è successo con i monumenti dell'antica Roma. All'impero, certo. I barberini, non a caso, fecero più i barberini. Danni i barberini che i barbari. Esattamente, non a caso era una famiglia di papi. No, era, non a caso era una famiglia di strozzini. Strozzini, prima cardinali e papi. Prima tutto parte dallo strozzinato. È sempre, sempre quello. Le prime vendite furono previste all'asta pubblica in lotti non frazionati, malgrado le proposte del Comitato di Mendicità che suggeriva di estinguere la povertà in Francia con la distribuzione di piccoli lotti. Richiesta quantomeno intelligente, ma chiaramente non presa in considerazione, sennò come speculavano il ceto medio. Il decreto del 17 marzo 1790 decise un trasferimento dei beni alle municipalità. È qui che il trasferimento avviene, il 17 marzo 1790. Ah, ecco, forse è lì che entra esatto, in campo esatto. la comune. Col trasferimento vero e proprio, mentre prima il comune rappresentava la funzione sì, di missione bassa. Ansia di espropriare subito la chiesa oppure facilitazione concessa agli acquirenti assicurando loro un intermediario meno ingombrante di quanto le sarebbe stato il vecchio proprietario? Pochi avrebbero infatti avuto il coraggio di acquistare i beni della chiesa mentre acquistarono senza scrupoli dei beni ormai municipali. E questo è molto importante. Una volta municipalizzati, tutti i fedeli che avevano paura di acquistare i beni del re perché avevano paura dall'inferno, una volta che erano acquistavano dal municipio, andavano tutti. Erano esenti da qualunque conseguenza. Il 14 maggio 1790 fu definita la procedura di vendita. I beni erano stimati sulla base del reddito giusto. La municipalità li pagavano, le municipalità li pagavano con 15 obbligazioni all'anno all'interesse del 5%, quindi che ci aggiriamo sempre a un interesse che oggi fanno ridere, perché qui l'interesse te lo danno se sei in banca allo 0,5 ormai. No, ma ricordiamo che ne abbiamo già parlato ma l'interesse vero che ti fanno è del 20-30 questo ne abbiamo già parlato varie volte, cioè, bisogna ricordare che nello Stato della Chiesa fra il 5 e il 600, e tu lo sai anche per, diciamo, per esperienza diretta, il Banco di Santo Spirito chiedeva su prestiti a pegno, quindi non è che ti prestava sì. I soldi e basta, certo. Tu gli portavi qualcosa, le federe, le lenzuola, certo. Il Banco di Santo Spirito, e chiedevano, prendevano attorno al 30% l'anno, la certo. Media era quella, qualcuno gli chiedeva anche di più. Quindi questo per dire che il 5% era un tasso di interesse veramente rivoluzionario. Non potevano chiedere di più in ogni caso in quella situazione di crisi. Il Banco di Santo Spirito, oggi Unicredit, gestisce ancora i Monti dei Pegni in tutta l'Italia. Le municipalità li pagavano con 15 obbligazioni all'anno, all'interesse del 5%. La rivendita ai privati si effettuavano nei 15 giorni successivi all'affissione della lista dei beni con indicazione della loro stima e del giorno di vendita che si svolgeva nel capoluogo del distretto, ma i privati potevano anche rivolgersi direttamente ai direttori dei distretti e dei dipartimenti. Ovvio, anche adesso succede così.
aziende agricole e mezzadrie erano vendute in blocco. Questo è importante, perché le aziende agricole non le puoi separare, perché già le aziende agricole di per sé stesse sono aziende al minimo della loro produttività, non puoi tagliarle come hanno fatto i democristiani con la... Meno male che avevano tolto la legge sul colonnato che implicava nella vendita della mezzadria anche il mezzadro. Certamente. Ricordiamo sempre la riforma agraria in Maremma, che divisero le proprietà, erano divise ovviamente in poderi, e i poderi che stavano a colonia, nel senso che c'era il colono che pigliava la percentuale sul prodotto. Cosa hanno fatto questi intelligenti democristiani? Hanno diviso le proprietà e soprattutto l'estensione dei poderi, che erano circa sui 100 ettari ciascuno, perché non erano produttivi. Cosa hanno fatto? Le hanno divisi a metà e hanno costruito su quella metà una palazzina, una casale per il contadino, che poi tra l'altro non era nemmeno il contadino, perché non era uno che era subentrato in quanto contadino. Alla fine è successo che il latifondo si è ricostituito, perché questi se ne sono andati, e i proprietari del latifondo, indovina chi sono diventati? I politici della democrazia cristiana. Esattamente. I funzionari dell'ente Maremma. Ecco, me lo ricordo bene, Bonomi me lo ricordo per bene, molto per bene. Ma Bonomi, che aveva una responsabilità molto importante, era quello che aveva fornito la bomba che fu messa poi a Via Rasella, che provocò la morte. Ma Bonomi era un democristiano, sì, quindi protetto dalla Madre. La Santa Madre Chiesa, è normale. Il pagamento poteva essere effettuato a lungo termine, vendita in contanti fino al 12% per i campi, del 30% per i boschi, del 20% per gli stagni. Il surplus era pagato in 12 rate annuali uguali, con un interesse del 5%. Siamo sempre al 5%. Queste vendite ebbero subito un enorme successo, vendita all'asta accanite, stime ampiamente superate. Mi pare ovvio, perché l'interesse era reale. Era allettante. È un gigantesco trasferimento di proprietà quello che si delinea negli ultimi mesi. Di valore, non di proprietà, di valore. No, è anche trasferimento di proprietà. Certo, la nascita della piccola borghesia. Certo, ma quello che è stato trasferito insieme alla proprietà è il valore. E certo. Ma mentre la proprietà rimane sempre quella, il valore aumenta in quel caso. Beh, certo, l'ha detto, ci sono vendite, dice. Certo. Queste vendite ebbero subito un enorme successo, vendite all'asta accanite. E certo. Stime ampiamente superate. E certo. Dai, chiudiamo, perché mancano solo due o tre minuti. E con questo abbiamo chiuso. Ah, basta così? Sì, è finito. Ah, ok. L'argomento. Ragazzi, questo per dire che non è nulla di nuovo mai sotto il sole. Esattamente, ma si tratta di saperlo, quello è il problema. Il problema della cultura è conoscere cosa sono venuti in fare. La gente conosce, ma la pena quello che ha mangiato ieri sera. Ma non sa nemmeno che c'è stata la rivoluzione della Francia. Faglielo dire, questi testa di cazzo che fanno i ministri. No, c'è Di Maio che ogni tanto ne dice delle cazzate abominevoli, cioè a mettere un comico a fare, sì, quelle buttate lì sarebbe già troppo grasso, vuol dire, no? Esagerato, no? C'è, cioè, quella battuta sulla biblioteca di Maio, no? Quella della battuta sulla biblioteca di Di Maio. No, non lo so. Dice: è andato a fuoco la biblioteca di Mario. Ah, sì, i due libri. Uno si è bruciato e l'altro si è scolorito. Poveri noi, cari amici, ma comunque noi ci sostiene questo, la conoscenza della storia. E la vendetta ci sarà. No, anche perché la storia si aggiusta da sé sempre. Sempre. A prescindere dalla volontà dei molti finanziatori, sì, del potere, sì, occulto, di quelli che credono di poter anticipare, no, i tempi, di poter cambiare la storia, sì, in realtà la storia si aggiusta sempre da sola, esatto, per cazzi suoi, a prescindere. Esatto, a prescindere. Come raccontava il grande Totò. No, e come diceva anche Maria Maddalena. Ah, certo. Tra una danza e l'altra c'è ancora rimasta una traccia. Sì, vai. A proposito di danza, c'è un video eccezionale dell'ingegnere, quello barbuto, coi capelli lunghi, con l'aspetto del grande giocatore di rugby,
che va per la maggiore. Vai, vai, che cosa è arrivato? Che ha fatto vedere come, a fronte del fatto che obbligavano a andare con la mascherina per strada, anche da soli, e i vertici della regione Calabria, senza mascherina e senza niente, stavano ballando la tarantella. Troppo bella. Finiamola così, sempre solo.